Novità, si parte dal nuovo sponsor tecnico per le maglie, diciamo che oggi inizia la stagione del Pescara. Sì, inizia la stagione del Pescara, intanto inizia questa nuova avventura con questo partner commerciale che cambiamo dopo tanti anni, anzi permettimi di ringraziare, come ho già fatto sui nostri canali, la Errea per i tanti anni di collaborazione, la famiglia Gandolfi per questo, e adesso cambiamo pagina, voltiamo pagina e cominciamo questo rapporto con Ioma, che è un marchio altrettanto prestigioso ed importante, che devo dire la verità, sinceramente mi ha fatto molto piacere avere questo apprezzamento importante da loro, perché ci hanno trattato veramente molto bene, alla pari di Errea, quindi con tutto quello che consegue per un nuovo inizio con un partner commerciale in questo settore. Per cui iniziamo questa nuova avventura con questo nuovo punto che prevederà anche la vendita dei prodotti a marchio Ioma, che non siano solo legati al Pescara, per cui mi auguro che vada molto bene. Dai. Chiaro che è l'inizio della nuova stagione, ma il grosso deve ancora essere scoperto. Intanto, se le ha fatto sapere qualcosa Navarra sulla proposta che le ha inviato? No, appena inviato, cioè sabato e domenica la gente non lavora, quindi soprattutto in questo periodo, quindi stamattina abbiamo lavorato con il mio legale, abbiamo mandato un accordo quadro, chiaramente poi da rivisitare, da rivedere anche da parte dei suoi consulenti commercialisti. E adesso aspettiamo un feedback su questa documentazione e poi vediamo. C'è, come vi ho già detto, c'è l'accordo, c'è la volontà delle parti di arrivare ad un accordo, che di fatto è un accordo molto molto semplice, perché io fondamentalmente non cedo nulla, metto a disposizione una parte delle mie quote e con la contropartita che deve essere ingresso di capitale liquido nel Pescara, perché se si vuole cercare di fare qualcosa di più importante c'è bisogno sempre di soldi, per cui i soldi è giusto che arrivino nelle casse del Pescara. Se sarà, come credo anche Navarra sia stato d'accordo su questo passaggio qui, se si chiuderà questa operazione avremmo rafforzato ulteriormente la società, fermo restando che è mia intenzione poi nel medio periodo di lasciare il resto, e quindi che sia Navarra, che sia il fondo americano, che sia qualcuno di importante che viene per fare il bene del Pescara sicuramente sarà ben accetto. Ma in Francia lei è andato per vedere un giovane o per parlare di società? Ma io in Francia sono andato per fare 2 giorni di vacanza, quindi poi quando vado in vacanza io parlo, quindi ho parlato anche di altro. Le chiedo l'ultima cosa sull'allenatore, no definitivo ad Attilio Tesser dopo la chiacchierata con Dellicarri, soprattutto per la questione buonuscita che Tesser slega da quello che è l'accordo del Pescara? No, ma non è, guarda, queste sono situazioni che non devono riguardare noi, perché il mister ha un contratto e quindi è un problema suo se la vede lui. Noi dobbiamo ragionare su quello che diventa a carico nostro obiettivamente per noi è improponibile, per cui abbiamo ringraziato dell'attenzione che ci ha riservato il mister, però non è per le nostre tasche.